Buongiorno, buongiorno, siamo in viaggio, ci siamo con la mamma questa mattina. Buongiorno. Direzione Milano e niente, vi terremo aggiornati. No, vabbè, sta pieno. Sta pieno. Tardi. Da un po' che non mangiavo fuori con mamma. All'autogrill. Perché l'autogrill si può, non c'è il COVID. Vai, buon pranzo. Qui non vi ho lasciati soli perché ho postato video della criosauna. Chi se lo ricorda, andate a vedere tra i reel. E niente, viva la patata. Eccolo qua l'orso. Lo mettiamo in camera del nonno. Dietro abbiamo la cassa collegata col computer e vediamo quando entra il nonno cosa dirà. Ma che è? Ma che è? Ma che cazzo ti ho messo? Che ce l'ha messo sto peloso? È l'orso, ora quanto è bellino. Mia, no, è bello. Carino, povero cocco. Io lo riprendo il nonno. Se n'è andato, comunque vi taggo la pagina per trovare tutte queste fantastiche cose. Saluta. Ciao! Codrilli, praticamente oggi è andata tutta la giornata in macchina, poi siamo stati un'ora a Milano. Scusate l'assenza, ma a volte sono cose più importanti, quindi, ma so che mi capirete. Tempo era che facevo pranzo e cena fuori. Mamma, sei contenta? Bellissimo, poi ci servono pure a tavola. Ci servono pure a tavola. Agli autogrill si può. Eccoci. Comunque, veniamo a noi. Da domani inizierò a mandare video saluti a tutti quelli che hanno acquistato dal mio store da lunedì. Quindi, se volete farlo anche voi, volete riceverlo anche voi, fate swipe. Unirò di un altro telefono e manderò direttamente su WhatsApp video saluti personalizzati, quindi tanto quando acquistate al mio store dovete per forza lasciare il numero e quello è il mio riferimento, quindi fate swipe fino a domenica, è questo contest, quindi fino a domenica potrete ricevere un video saluto da me, nonno Faustino. Scusate se oggi sono stato un po' più noioso, ma logicamente ho guidato 8 ore, poi abbiamo avuto una visita e quindi un giorno ci sta, ma dopo ragazzi da domani si continua perché io sono martello, raga, sono martello. Ta. È vero, eh? Purtroppo sì. Martello. È un martello. Oh no! No! Ma perché? Ma perché? Oh no! Ma questo è lì, tanto bene che posso lasciare un giorno da solo, guarda che ti sei fatto da loro. Che mommena! Credo molto ai vaccini. Ma stai bene? Io sì. Ci vedi? Io sto bene. Un giorno da solo, guarda che ti sei fatto. Che mommena! Dici niente, io stavo via. Ma quando ti hai preso? Ma che mi hai preso? Che? Stanotte? Stamattina? Stanotte! Perché ieri sera non avevo niente. Stamattina mi ha detto, ma che hai fatto un giorno? Perché la niente. E come ci si sente con sto occhio? Niente. Come ti senti? Niente, non sento. Come ti senti? Come un coglione. No. Ti sono mancato? Tanto. Ti fa il pennello. Stammi con precoce murti nervi. Fammi ti fa il pennello. Ma tu fallo, che uno la mette a gamma larga e vellando la sorda che c'è il pennello. No, no. Col pennello sulla sorda? Sì, sulla sorda, no? Stammi. È venuto il dottore? Sì! Vabbè, guarda, io veramente ti lascio una volta da solo, guarda che fatto. Guardate lei, che bigodini. Va via! Guarda che bigodini. Va via! Comando per l'ultima volta, stai bene o no? Ma io vedo tutto, non ti preoccupare, vedo la sorca, vedo tutto. Che vede? Tutto, la sorca, vedo tutto. Che seppia!
Sei sicuro o no? Sì, sì, sono sicuro, basta che te levi di coglioni. Fammi vedere la televisione. Ah. Sei sicuro o no? Ah, tu dici. Che vedi? Un par di coglioni. Sono andato a dormire tranquillo. Però tu sai che da fa? E devi a fanculo, tranquillo. No. Sì, tranquillo, tranquillo. Ma io mi preoccupo. Ma tu leviti di coglioni. Va. Ah, fammi vedere di parte. Coccodrillo, ho parlato un po' con il nonno. Sembra che stia tutto ok. Oggi è venuto il dottore, l'ha controllato, è sempre super controllato, pressione e tutto quanto, quindi non è nulla di che, domani comunque chiederò anch'io, anche perché sono le 11 e non so chi chiamare, però sono molto tranquillo anche perché già mi ha mandato 5-6 volte a fanculo, in più ha detto che la sorca la vede bene, quindi ragazzi state tranquilli, non scrivete mille messaggi, non vi preoccupate che non è... Domani sarà tutto più chiaro, ma già adesso sono tranquillo, sennò sarei il primo a essermi insomma allarmato, ma vede bene, io ho fatto anche le prove con le dita, perché sono proprio fissato io, quindi grazie mille, e ci vediamo domani, anche perché domani nonno dovrebbe venire con me, quindi state tranquilli, non preoccupatevi e vi auguro la buonanotte, ciao coccodrilli, grazie.